Ciao, ho venuto questo audio video. Bene, qui ti parlo del concetto veramente, veramente che è fondamentale, di cui ti parlo sempre. Bene, sia chiaro, quello che ti parlo sono cose che io provo, è la mia esperienza personale e l'analizzo vedendo altri casi, vedendo altre persone, leggendo e applicando. Però non è detto che funzioni nello stesso modo per te. Io sono dell'idea che le multitaree, che le sinergie siano migliori che fare concentrarsi su un'attività in particolare. Il famoso concetto americano invece è quello di basati sulla tua attività e falla, in periodi di alta produzione e falla. Io non sono di questa idea, ad esempio, io sono dell'idea olistica, l'idea di applicare il concetto di pensare in modo sinergico su varie discipline, abilità che sono fondamentali una con l'altra, perché la salute è fondamentale, i piani e i progetti personali sono fondamentali e i progetti con le dinamiche sociali, le relazioni pubbliche, le relazioni sentimentali, le relazioni amorose, le relazioni tra amici, le relazioni con gli animali, le relazioni con l'ambiente, tutto quello che è intra, dentro e inter con gli altri, personale, è fondamentale, fondamentale. Quindi non è importante solo la composizione, è importante anche la salute, avere picchi di energia, cioè non sentirti tipo senza zuccheri, senza energie, senza possibilità di fare le cose, no, perché secondo me veramente se hai dei problemi a livello proprio di capacità di concentrazione, la meditazione è una disciplina che ti può aiutare, il mangiare sano, il mangiare cibi organici ti può aiutare e così via. Il video di oggi era il concetto di quando ti senti stanco che cosa fare. Bene, ci sono due possibilità, o sei stanco o sei semplicemente hai un calo mentale, hai un calo di attenzione, non hai l'attenzione su qualcosa, la tua mente è come bloccata, è pigra, non si vuole muovere, è statica. Bene, potresti iniziare facendo esercizio fisico, è uno dei momenti migliori per poter in qualche modo muoverti, connetterti e agire, perché come ti ho sempre detto, un corpo in movimento tende a stare in movimento, un corpo fermo tende a stare fermo. È il concetto proprio della mente rettiliana paleolitica del muoversi, del camminare, del una volta che sei in quella fase di miglioramento, pam, parti e fai le cose. Un altro principio che applico io è praticamente io faccio il digiuno di 16, a volte anche di 24 ore al giorno. Allora, sicuramente la cosa buona di questo digiuno è che sei più intelligente, veramente, hai più capacità cognitive, ti ho già spiegato il motivo che c'è dietro, il motivo che c'è dietro è che la mente dice non ci, tu non stai cercando cibo, perché non stai cercando cibo, allora io ti do tutti i ricorsi mentali in modo da poterlo sviluppare, tu le usi per fare le tue attività. Infatti i momenti di massima produttività sono non quando mangi, ma soprattutto quando sei a digiuno, sono i momenti migliori questi. Ovviamente devi trovare il sistema, come applicare il digiuno, se hai le possibilità, partire dalle 8 ore, poi 16, 24, a seconda di quella che ti trovi più a tuo agio e più comodità. Soprattutto se impari a digiunare, impari a gestire la fame, impari a gestire, capire qual è la fame naturale e quella artificiale. Poi il secondo invece è la pigrizia, quando non hai voglia di far niente. Allora, quando non hai voglia di far niente, il segreto è parti facendo qualcosa, un po' alla volta, e soprattutto fai l'attività il prima possibile in modo da poi oziare, proprio darti all'ozio, a fare cose che non sono importanti, ma farle dopo, come premio, le fai come premio, non come attività principale. Io una volta ero super pigro, non facevo niente, te l'ho già detto mille volte, sono del segno dei gemelli, tendo a perdermi, essere caotico, stare nella mente, ragionare tantissimo e fare niente. Questo è quello che è successo finché non ho capito il metodo, ma soprattutto capirlo, applicarlo. E l'abito piano piano fa la differenza. Sai che dicono l'abito non fa il monaco? Bene, io ti dico l'abito se lo applichi fa il monaco. E se l'abito non lo applichi che non fa il monaco, ma se lo applichi fa il monaco. Abito non si intende l'abito, il vestito, si intende proprio applicare internamente l'abito, internamente quello che vuoi fare. La produttività è un concetto che non si intende più cose fai, più ti applichi, meglio è. Fare 8-9 ore, no, 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 no. Produttività significa, per me, è un mio concetto, non è detto che sia così per chiunque, è il concetto di essere produttivo in più aree, contemporaneamente, sinergicamente, e migliorare,
proprio col Kaizen, il principio del Kaizen, un miglior costante giornaliera alla larga, andando in più attività, cioè non mi dedico alla composizione un'ora, mezz'ora a scrivere il libro, mezz'ora, 2 ore esco con gli amici, un'ora mi dedico a mangiare sano, un'ora di esercizi e così via. Faccio poco, ma di tutto e miglioro su tutti i piani un po' alla volta. Questo è il principio. Questo era il concetto poi di questo video. Quando ti senti stanco, bene, ci sono due cose. Se sei stanco veramente, riposati. Datti un momento di riposo. O secondo, veramente inizia. Se senti pigrizia, invece, senti una reazione così, significa allora devi muoverti e fai le cose un po' alla volta. Ciao, passate.